grazie assessore, grazie innanzitutto di essere venuta sì, di corsa, qua, di corsa. Grazie davvero, buongiorno Carola Gentilini, assessore alla cultura ma anche al turismo del comune di Como e quindi protagonista. E quindi quest'anno animiamo la città anche con il carnevale. Ok, bravo, perfetto, bravo. In effetti che sorriso, ti vedo sorridente e soddisfatta perché in effetti come abbiamo detto, tu sai da quanti anni mancava il carnevale Carola, te lo ricordi? Ci siamo chiesti prima infatti. Sicuramente l'anno scorso non è stato fatto. Sicuro? Ecco, poi... No, anche l'anno prima, no, ma sono parecchi anni che non c'è il carnevale. Almeno 4-5 anni. In piazza, sì, adesso la data precisa forse non lo so, però so che sono alcuni anni che non veniva fatto e quindi sono molto contenta e ringrazio tutte le persone all'interno del comune che mi hanno aiutato per arrivare realmente a realizzare questa festa. Grazie a voi davvero. Che è una festa, come si diceva assessore, una festa per le famiglie, sabato, sì. Domenica scusa, poi c'è anche sabato e ne parliamo infatti, sì. Però domenica è la festa per le famiglie, per i bambini, per, insomma, i bambini, per le sì, famiglie. Questa è una festa dedicata ai bambini sì, e alle infatti. Famiglie, naturalmente è un evento che piace ai grandi, diciamocelo, perché poi è un momento di sfogo, è un pomeriggio dell'anno. I bambini si divertono, però si divertono anche i grandi. Assolutamente diciamo l'animazione sarà dedicata alle famiglie e ai bambini. Perfetto, bello, bello. Esattamente. E viene anticipato domani, vero Carola, anche da una iniziativa che c'è domani, sì, che avete sì, previsto? Domani abbiamo previsto anche un'iniziativa in Pinacoteca e appunto quest'anno, come forse avrete sentito, siamo riusciti a recuperare dei quadri grazie alla collaborazione con ATS e in particolare già dai primi di febbraio è esposto all'interno della Pinacoteca il quadro del Nuvolone, della famiglia del Nuvolone, che è appunto un artista molto importante di cui abbiamo alcune opere all'interno della Pinacoteca, però questa è una grande novità che è esposta in campo quadro. E proprio per questa importante iniziativa abbiamo abbinato anche le attività legate al carnevale, quindi ci sarà questo momento molto bello per i bambini dove i bambini potranno immedesimarsi proprio nei personaggi. Ma del che quadro. Bello, che bello, sì, che bello. Una bella cosa. Questo lo ricordiamo domani, sabato, esatto, domani, in Pinacoteca, dalle ore 16. Perfetto. L'iniziativa, il laboratorio è su prenotazione, quindi affrettatevi perché abbiamo già ricevuto un buon numero di prenotazioni, però c'è ancora spazio, per cui assessore Gentilini, Marco, che al comune bisogna prenotarsi, Carola? Bisogna chiamare il numero della Pinacoteca. Ok, perfetto. Non me lo ricordo mai. No, quindi Pinacoteca per la prenotazione, esatto. Questo vetto per i genitori. Lo stavo dicendo che lo scherzo di carnevale già l'ha ricevuto da parte della natura. Purtroppo la sì. La macchina distrutta per colpa dell'albero. Purtroppo sì. L'abbiamo reagire, visto. Infatti, nonostante questo, ha avuto la voglia lo stesso di fare. No, devo dire, assessore, in effetti, adesso la tua presenza oggi è innanzitutto, ti ringraziamo anche perché il coinvolgimento nostro, ovviamente prima è venuto anche Massi, il nostro responsabile della direzione artistica, a parlarci e adesso ci sta guardando e ci fa piacere, molto, è indubbio che ci fa un grande piacere e grazie che il comune ovviamente ci ha coinvolto, però è anche l'occasione per dire che insomma, nonostante queste avversità che hai avuto, ti stai muovendo e hai fatto parecchie cose, quindi sì. Non perché sei venuta oggi ti dobbiamo per forza incensare ed elogiare. Tra cui c'è anche questa firma ufficiale che avete fatto, sì, tu e il sindaco, delle famose monete. Sì, questo sì. È molto bello, so che l'accordo ci tieni. È stato firmato e siamo molto contenti, ovviamente io in prima persona come assessore alla cultura, ma è un obiettivo che avevamo, è stato un po' travagliato, ma come vedete, insomma, le cose poi alla fine con un po' di pazienza si ottengono. Il rapporto con di collaborazione con la soprintendenza quindi è confermato, le monete saranno concesse, chiaramente come è stato spiegato non tutte le 1000 monete, ma sì. C'è una valida ragione e che certo. Assolutamente io condivido perché si punterà ad un allestimento di qualità con l'obiettivo proprio di spiegare anche come sono fatte, ogni moneta sarà un racconto, quindi capite anche voi che sarebbe impossibile raccontare le 1000 monete, ma poi c'è anche questa particolarità che non è che siano 1000 monete diverse, indicativamente sono 21 imperatori raffigurati sulle monete e per cui
cui racconteremo nel dettaglio, al contrario proprio, e vi assicuro che già solo per quello che ho sentito raccontare delle singole monete, veramente sarà molto molto interessante, sarà molto appassionante poi seguire e venire a vedere. Dacci un'indicazione temporale, assessore? Allora, noi contiamo di arrivare alla realizzazione dell'allestimento per il 2021, speravamo prima, però come sapete in questo momento tutta una serie di difficoltà si stanno concentrando sull'agibilità degli immobili legati alla cultura, sembra che aspettassero solo l'attuale assessore alla cultura, però anche in questo caso bisogna reagire e quindi insomma stiamo cercando di affrontare la cosa. Cioè, comunque noi puntiamo al 2021, chiaramente quando si parla di queste cose sono tanti fattori che devono essere messi al museo. Assolutamente, okay, è stato confermato che l'allestimento verrà collocato all'interno della chiesa delle orfanelle. Ecco, brava, sì. Ex chiesa delle orfanelle e quindi insomma stiamo lavorando per questo. Il museo necessita di interventi proprio per la rimessa a norma, per cui non sono interventi purtroppo che si possono fare in 2 giorni, però questo è un processo che parte anche di rivalorizzazione del museo Giovio, quindi io penso che al di là comunque sia c'è questa prospettiva assolutamente interessante, direi affascinante, e sì. Mi ricollego anche con l'altro tuo assessorato, che ovviamente vuole dire anche gente, turismo, sì. Ovviamente Carola, no? Sì, mi sembra sì, abbastanza... penso che sarà un bel motivo di interesse ulteriore per la città, sarà un'ottima attrattiva e poi appunto sarà anche un modo per rimettere in luce e ricordare che insomma la città di Como è una città anche archeologica, che molto spesso non si vede direttamente perché non è così evidente magari come una città come Roma, però ricordiamoci che siamo su suolo archeologico. Le terme, e poi abbiamo un patrimonio all'interno del museo archeologico veramente notevole che forse molti non conoscono, e penso che con le monete sarà un'ottima occasione per rivalutare tutto questo comparto culturale. Carola, e se qualcuno non conosce e non c'è mai stato neanche in Pinacoteca, direi che l'occasione più bella è quella di domani. Sì, colgo l'occasione perché... per domani, per i bambini, ma questa sera poi ci sarà un evento proprio al dipinto che vi dicevo, donato da TS, sempre per l'evento di Campo Quadro, ci sarà una presentazione, una spiegazione proprio anche di che cosa rappresenta, quindi entreremo proprio all'interno del racconto del quadro e con appunto degli esperti che ci racconteranno anche come è stato realizzato, cosa appunto nel dettaglio, chi erano i personaggi raffigurati. Il tutto sarà anche accompagnato da un momento musicale con i ragazzi del conservatorio di Como. Ah, quindi perfetto, molto bene. Vi aspettiamo alle 17:30. Questo pomeriggio. Senti, c'è un'ultima cosa, un nostro amico che dice: per l'estate state pensando a un calendario, cioè avete già pensato anche al calendario poi che si chiama Andrea, buon carnevale, chiaro. Stiamo lavorando anche questo e poi a breve usciremo anche con i bandi, lo so, anche su questo abbiamo come al solito un pochino qualche, diciamo, avevo appunto speravo di uscire con i bandi già a fine febbraio, ci sarà qualche giorno di ritardo, ma purtroppo mi scuso, ma come sapete appunto questo inconveniente dell'agibilità degli spazi espositivi sta incidendo un pochino su quello che è il contenuto del bando, però vi assicuro che ci saranno, esatto, i contributi ci sono e confidiamo anche in una formula vincente per queste. E allora per chiudere Francesco mettiamo anche la locandina ufficiale, eccola così qua, almeno chiudiamo qua, eccolo qua con il Carnevale On Air che appunto ci vede protagonisti domenica pomeriggio, la nostra animazione Ciao Como Radio appunto sarà l'animazione nel pomeriggio con Francesco, con Massi, con tutti gli amici appunto con di, tutto lo di staff speaker di Ciao Como Radio. Guardate come ci saluta adesso la grazie all'assessore simpaticissima, grazie e grazie davvero per averci appunto coinvolto in prima persona in questa bella iniziativa del grazie Carnevale che ritorna. Domenica ci vediamo domenica in piazza. Oh, e l'obiettivo è quello di portare anche i carri.
Quello prossimo anno, Carola, lo so che non lo do come cosa certa, però sarebbe sicuramente arricchire. Questo è un arricchire. Primo passo. Brava. Questo è il primo passo. Perfetto. Per ritornare anche sul carnevale. Molto bene, perfetto. Grazie e ancora, assessore Gentilini.